Il poncio originale di Giuseppe Garibaldi, la camicia che Ciro Menotti indossava al momento della sua impiccagione, il seggio senatoriale del ministro e senatore Nicola Fabrizi, garfagnino d'adozione, la divisa della Guardia Reale di Francesco V, tante camicie di garibaldini. Sono queste alcune delle molte curiosità e dei notevoli spunti storici che sono racchiusi nella splendida mostra di Cimeli, la Garfagnana nel Risorgimento dal Tricolore, a Roma Capitale, 1796-1871, organizzata dall'amministrazione comunale di Castelnuovo e dalla locale Prologo. La mostra si terrà nei locali della Rocca Ariostesca dal 27 agosto fino a domenica 23 ottobre 2011 e ha tutte le carte in regola per richiamare l'interesse degli appassionati di storia nazionale e locale e anche semplici cittadini per uno straordinario tuffo all'indietro nella storia della Garfagnana, inserita in un delicato contesto storico e sociale nazionale, in un periodo che va dal 1796, anno dell'insurrezione antifrancese, avvenuta proprio a Castelnuovo Garfagnana, fino al 1870. Una mostra che comprende spunti molto interessanti, sia per l'aspetto storico che per quello culturale, hanno spiegato il sindaco di Castelnuovo, Gaddo Gaddi, e il presidente della locale Proloco, Pierluigi Raggi. Si tratta davvero di un passaggio importante della nostra storia, documentato attraverso i cimeli e i documenti dell'epoca. Con questa mostra intendiamo celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia in modo descrittivo, mettendo in scena uniformi, quadri, sculture, incisioni, copricapo, suppellettili, manifesti, bandi, atti e provvedimenti ufficiali che faranno emozionare i visitatori. Durante i 2 mesi di apertura della mostra, l'amministrazione comunale ha programmato tutta una serie di incontri con storici di fama nazionale per analizzare gli eventi più significativi del momento storico, con particolare attenzione ai riflessi in chiave locale. Questa mostra raccoglie cimeli provenienti non solo da tutta Italia, ma anche dalle realtà locali. Ne sono un esempio la bandiera tricolore, la prima bandiera tricolore che sventolò su Piede Fosciana, un medagliere di un mio bisnonno, di cui ne vado molto molto fiero, ex garibaldino, e quindi una valenza molto importante non solo a livello locale ma anche a livello nazionale. Ci sono anche delle curiosità tipo il poncio di Garibaldi, la camicia di Menotti, insomma anche chi non è appassionatissimo di storia trova qualcosa di interessante da vedere. Sì, la camicia con la quale fu giustiziato Ciro Menotti, il poncio di Garibaldi, alcune camicie rosse dei garibaldini che credo molto pochi abbiano avuto l'occasione di poter vedere così da vicino. Tutti reperti che danno anche una certa emozione e che danno sicuramente, risvegliano dentro di noi dei principi forse ormai un pochino persi. È per questo che mi auguro che questa mostra possa essere visitata da tante persone, ma soprattutto da tanti giovani. Uno sforzo importante per l'amministrazione che ha avuto chiaramente il supporto di altri enti, di fondazioni bancarie, eccetera, però è sempre un grande impegno. Beh, l'aiuto di fondazioni bancarie, di banche come la Cassa di Risparmio di Lucca, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Banca di Credito Cooperativo, sicuramente senza il loro apporto sicuramente sarebbe stato molto difficile allestire una mostra di questa portata. Per l'amministrazione comunale tutto l'appoggio logistico che abbiamo dato agli organizzatori nel mettere a disposizione tutti i nostri tecnici operai affinché si potesse allestire una mostra e un'ambientazione di livello per il materiale che poi viene raccolto qua dentro. E questo è il secondo grande evento che promuovete, il primo fu per il Teatro Alfieri e oggi ci troviamo con questa Rocca Ariostesca stupenda con questa grande iniziativa. Sicuramente, questo è il secondo evento in 2 anni della nostra amministrazione perché noi crediamo che quello che noi abbiamo, i nostri monumenti come la Rocca Ariostesca, il Teatro Alfieri, vadano anche valorizzati portando al loro interno personaggi o oggetti, cimeli, che ne risaltino e diano importanza a questi monumenti e a tutta la città di Castelnuovo, che credo che lo merita, per farla ritornare veramente a quello che è anche il centro culturale della valle, come del resto è sempre stata negli anni. Per Luigi Raggi, presidente della Proloco di Castelnuovo, un impegno importante per realizzare, allestire, ma anche ideare questa mostra. Sì, sicuramente è stato un impegno di molti mesi da parte della nostra associazione e grazie ai rapporti che noi intratteniamo con gli amici monesi ormai da circa 25 anni abbiamo avuto la loro disponibilità per riuscire a mettere in piedi questa bellissima iniziativa e per celebrare degnamente i 150 anni della storia in Italia, alla quale Castelnuovo e la Garfagnana hanno dato un contributo non indifferente di patrioti risorgimentali.
Un'iniziativa culturale di grande spessore che vi augurate abbia la risonanza e il riscontro che merita. Beh, questo sicuramente è l'augurio con il quale l'abbiamo promossa. Le premesse ci sono tutte e il materiale, che i cimeli che sono qui dentro raccolti, credo che siano il biglietto alla visita migliore per venire a visitare non solo la mostra ma anche la Garfagnana in questo momento. Dietro poi ci sono dei passaggi storici importanti come la rivolta contro i francesi della fine del 1700, insomma chi viene qui oltre che a vedere dei cimeli può anche, come dire, rinfrescare le sue cognizioni storiche. Sicuramente, qua dentro è raccolto i passaggi di un secolo di storia, diciamo dalle prime memorie al periodo napoleonico, dal 1796 proprio fino al 1870 a Roma Capitale, attraverso vari passaggi che sono descritti in istanze realizzate proprio consecutivamente, si parte dal 1796, arriviamo al 31, un periodo molto importante ovviamente per il patriottismo risorgimentale garfagnino, con i fatti di Via Fociana, al 1848, il 59 e il 60, e poi arriviamo ovviamente al 1870 a Roma Capitale, dove anche molti garfagnini parteciparono alla presa di Roma. L'ingresso è libero, quindi non ci sono neanche problemi per chi vuol venire, però c'è un bel catalogo da acquistare. Soprattutto l'ingresso è libero, ma speriamo che il catalogo ovviamente sia graditissimo e vada a Roma. Quello è il contributo che chiediamo ovviamente a chi verrà a visitare la mostra. Grazie.